Allora, iniziamo a sciogliere 150 grammi di cioccolato fondente a bagnomaria. Ok, abbiamo finito di sciogliere il cioccolato. Non servirà a temperarlo, perché tanto saranno delle lastre talmente sottili di cioccolato che lo stesso diventeranno molto scioglievoli al palato. Distribuire il cioccolato, almeno 2 cucchiai, nello stampino che abbiamo fatto. Possiamo farlo con un pennello, possiamo farlo anche con una piccola spatolina o con lo stesso cucchiaio. Per ora lo distribuirò con il cucchiaio. Non servirà che siano precise, l'importante è che siano abbastanza sottili. Bene, una volta fatte tutte, andiamo a metterle in frigo per circa 30 minuti o in freezer per un 15 minuti. Ora montiamo la panna con la vaniglia e in seguito aggiungeremo il latte condensato. Ok, ora aggiungiamo 130 g di latte condensato ben freddo. E mescoliamo delicatamente dal basso verso l'alto. Attenzione a non smontare la panna. Ora andiamo a montare gli albumi d'uovo, albumi pastorizzati, mi raccomando. Li vendono in commercio in brick, altrimenti seguite la ricetta della meringa all'italiana per pastorizzare le uova, mai non pastorizzate. Abbiamo montato l'albume d'uovo perché contiene aria al suo interno. Quest'aria farà in modo che la viennetta non congeli, perché l'albume, la meringa, è un anticongelante. Iniziamo a montarlo, poi ci aggiungeremo un cucchiaio di zucchero, non di più. Una volta che il nostro albume avrà iniziato a montare, andremo a mettere un cucchiaio di zucchero a velo. Dopo aver montato l'albume e aggiunto un cucchiaio di zucchero a velo e uno di semolato per renderla più stabile e più lucida, andiamo a incorporarla alla panna con latte condensato. Quindi andremo a mettere prima 2 cucchiai di albume dentro la panna e mescoliamo delicatamente dall'alto verso il basso. Possiamo mettere il restante albume. A questo punto possiamo scegliere di farla al cioccolato mettendoci del cacao, al caffè o lasciarla così. Io ho deciso di fare un piccolo strato al gusto di caffè. Ne prendo un po', la metto qui. Un goccino di liquore al caffè per chi vuole, ovviamente se non avete bambini. Bene, cominciamo la composizione del nostro dolce. Lo stampo, l'ho foderato di pellicola trasparente. Andiamo a prendere il primo strato di cioccolato che abbiamo fatto riposare in frigo o in congelatore. Lo andremo a staccare molto delicatamente, stacchiamolo delicatamente
dalla carta forno, andiamo a posizionare il primo strato dentro al nostro stampo. Purtroppo è molto caldo e quindi qualche pezzo mi si scioglie direttamente in mano. Ecco qui, andiamo a mettere il primo strato di crema, non moltissima. Ecco fatto il primo strato. Allora, abbiamo fatto il primo strato cominciando con cioccolato, la sfoglia di cioccolato, la crema bianca con panna e meringa e qualche nocciolina per gusto personale. Andiamo a staccare l'altro foglio ora. Prendiamo la sac à poche e andiamo a fare uno strato bello uniforme. Ovviamente lo potete fare anche con una spatolina. Addirittura, se lo farete con la sac à poche, potete fare quelle belle onde che ha di caratteristico la biennetta. Ora ci metto la crema al caffè, in questo caso la metterò con una spatolina. Allora, se volete dare quel tocco in più, potete prendere un paio di cucchiaini di mou, metterlo sopra la crema al caffè, che mou e caffè si sa quanto stanno bene insieme. Senza esagerare, farei appunto queste piccole striscioline. Un po' di noccioline. Quindi stacchiamo delicatamente la cioccolata. Andiamo a prendere l'ultimo strato. Abbiamo finito. Ora non ci resta che ricoprirla con della pellicola trasparente, lasciarla in freezer almeno una notte e poi il giorno dopo la toglieremo dallo stampo e finiremo coi decori. Una volta passata tutta la notte o anche 6 ore, lo togliamo dallo stampo delicatamente, quindi lo capovolgiamo.